Era abituato a bruciare l'erba sulla fascia destra negli anni d'oro della sua carriera di calciatore, Luigi Sartor, che ha vestito con gloria la maglia biancorossa dell'Ane per 2 stagioni e mezzo, vincendo la Coppa Italia nel 97. Oggi a 46 anni si trova implicato in una vicenda di droga e si trova agli arresti domiciliari nella sua casa in provincia di Parma, indagato per avere coltivato di nascosto quella che in gergo si chiama erba ricavata dalle piante di cannabis. A prenderlo in contropiede sono stati in queste ore i membri della Guardia di Finanza Parmense, che lo accusano di essere uno dei 2 coltivatori diretti di cannabis in una serra artigianale allestita in un casolare di campagna. A renderlo noto la Gazzetta dello Sport e la Stampa Quotidiana Emiliana dopo il blitz di martedì mattina. Sono circa 2 chilogrammi di marijuana essiccata sequestrata nel corso dell'operazione. Trapela in queste ore da Parma, che da settimana è l'ex difensore laterale di ruolo, era tenuto d'occhio dalle fiamme gialle che avevano simulato un controllo stradale nei giorni scorsi alla vettura proprio per raccogliere altri indizi utili a dare seguito a sospetti concreti. L'odore inconfondibile dei derivati della canapa era stato percepito dai finanzieri in incognito e con astuzia hanno preferito rimandare lo scacco matto al momento più propizio, trovando l'ex calciatore in compagnia di un amico nel casolare adibito a serra, raccogliendo quindi la coppia sul fatto.